tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Cantiere fermo a Rio Crinaccio, i residenti chiedono risposte al comune di Fano. L'assessore Fanesi rassicura, i fondi ci sono, finiremo tutti i lavori entro l'anno. Sindaci al lavoro per realizzare una pista ciclabile lunga 25 km che collega Fano e Senigallia. Nuovo record per l'Avis di Fano con 5.000 donazioni nel 2015. Il 40% dei donatori fanesi ha meno di 40 anni. Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. Questa sera apriamo il nostro telegiornale tornando a parlare del Rio Crinaccio a Ponte Sasso di Fano. Dopo i danni provocati dalle ultime esondazioni, le piogge di questi giorni hanno messo in allerta i residenti, che non si sentono più tutelati dal comune, si sentono abbandonati, perché i lavori per la messa in sicurezza del torrente sono fermi, pensate, dalla scorsa estate. Sentiamo il servizio di Lino Balestra. Rio Crinaccio, punto e a capo. 48 ore di piogge continue e lavori iniziati e mai portati a termine fanno lievitare, oltre al livello delle acque, anche il malcontento e la preoccupazione per la situazione in stallo da mesi degli abitanti di questa frazione di Fano, che da diversi anni vivono questa condizione. Si sentono limitati nella loro libertà personale di poter vivere appieno il loro quartiere e in tutta sicurezza, come avviene in ogni altra parte della città. Maggiormente poi, se questa diventa una necessità legata al proprio stato di salute. Siamo messi in questa situazione veramente degradante, soprattutto perché siamo al mare. Siamo al mare e quindi abbiamo appartamenti estivi, turisti, ma anche per noi del posto. Io, vedete, ho la mascherina, mi sono ammalata improvvisamente e mi farebbe bene, quando esco dall'ospedale, farmi una passeggiata, a respirare un po' di aria buona. Abito a due passi. Sono costretta o a camminare per la nazionale per raggiungere il primo sottopassaggio, che è a un chilometro, oppure prendere la macchina, che non sempre posso guidare. Mi dà fastidio questo disagio, oltre a me che ci abito, e anche per tutti gli altri. Io ci sto mettendo la faccia, magari qualcuno no, ma la faccia per modo di dire, perché non mi sembra di dire assolutamente niente di... Quello che voglio chiedere al comune di Fano, i tecnici, i responsabili, le persone di cui si occupano di questo, che cosa hanno intenzione di fare, che cosa pensano di fare. C'erano tanti progetti e il sindaco ci aveva dato dei progetti che sarebbero stati portati avanti a breve, ma di fatto è come se ci avessero voluto dare un contentino, prendere, rompere, aprire gli argini o quant'altro, facciamo i lavori, poi è stato interrotto tutto, creando ancora più disagi. E negli anni passati qui a Ponte Sasso si sono vissuti momenti veramente di grande paura, di grande spavento. Anche oggi bastano poche gocce di pioggia e qui subito si gonfia e si alza il livello dell'acqua. I lavori al di là del ponte sono fermi da giugno. È una situazione che per gli abitanti di questa zona risulta essere insostenibile e chiedono un aiuto all'amministrazione per sbloccare i lavori e portare finalmente questa zona di Fano a un livello di vivibilità accettabile anche per i turisti che sono prossimi ad arrivare. Veramente ci sentiamo abbandonati. Quando sento parlare di turismo dall'assessore Marchegiani, che mi dispiace dirlo apertamente, ma secondo me lui non sa neanche dove si trova Ponte Sasso, perché non sa come siamo messi, magari è il caso che venga a vedere, sentire il carnevale, la corsa delle bighe, tutte queste cose noi organizzeremo per la prossima stagione, il salto al fosso. Io ho avuto modo di parlare anche con l'assessore Fanesi, che mi ha dato la massima disponibilità per portare a termine questa, diciamo, progettazione, proprio per fare in modo che un territorio importante come questo abbia la sua valorizzazione e si portino a compimento determinati progetti. Per cui io ho visto una grande disponibilità e adesso ci si augura che questa disponibilità venga concretizzata. E questo me lo auguro, ma sono certo che sarà fatto.
E come avete sentito, Rapa si è confrontato con Cristian Fanesi. L'assessore ai lavori pubblici del comune di Fano oggi ci ha confermato delle date entro le quali verranno terminati tutti i lavori. Noi pensiamo che i lavori per la sistemazione della strada, del ponte, del sottopasso, eccetera, potranno essere pronti prima di Pasqua. Ovviamente i lavori strutturali che andranno ad incidere anche sulle attività dei bagnini, eccetera, quelli saranno fatti a settembre. Comunque vorrei tranquillizzare, i fondi ci sono, abbiamo, come dire, dei tempi burocratici, perché non dipende solo da noi, ma dipende anche dallo screening di via che abbiamo già chiesto. Per cui crediamo che comunque entro la fine dell'anno i lavori che abbiamo promesso saranno finiti. È un incidente autonomo si è verificato oggi, poco prima delle 13, in via Toniolo a Bellocchi di Fano. Una 35enne di origini filippine ma residente in città stava viaggiando a bordo di una Ford Ka quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo dell'auto. Il mezzo è finito contro il guardrail e poi si è rigirato su se stesso occupando gran parte della carreggiata, ma per fortuna non sono stati coinvolti altri veicoli. La donna, che è rimasta ferita in modo lieve, è stata trasportata dal 118 al pronto soccorso del Santa Croce. Sul posto i vigili urbani per i rilievi di legge e un carro attrezzi che ha rimosso l'automobile. È stato presentato questa mattina un progetto per realizzare una pista ciclabile che vada a collegare le città di Fano e Senigallia. L'opera potrà essere realizzata intercettando i fondi europei. Fano, Mondolfo e Senigallia, unite da una ciclabile lunga circa 25 chilometri che si snodi lungo la riviera Adriatica. Per ora siamo alle dichiarazioni di intenti e alle ipotesi sulla carta, ma di certo quella presentata stamattina nella Sala della Concordia del Comune di Fano dai tre primi cittadini dei comuni interessati è una ferma volontà ed un'idea condivisa dalle tre giunte che hanno dato formalmente l'incarico a un pool di tecnici delle rispettive amministrazioni per avviare il lavoro di progettazione. Ci siamo ritrovati per lanciare, per raccogliere una sfida che è quella della mobilità sostenibile, di pensare a una progettazione per una pista ciclabile che vada da Fano a Senigallia, che si possa unire a quella già esistente che arriva fino a Pesaro. È un momento, ripeto, importante, perché dimostriamo che invece di vivere nella competizione mettiamo assieme le nostre competenze, le nostre specificità, le nostre peculiarità per portare valore aggiunto e pensare a progetti ambiziosi importanti, che porterà a riqualificare e a dare valore al nostro territorio anche in termini turistici e non soltanto in termini di qualità della vita. Parte un gruppo di progettazione congiunto per avere anche la capacità di intercettare finanziamenti europei, perché senza progetti è difficile recuperare quelle risorse. Però siamo convinti che ci siano le condizioni per mettere le basi per percorsi ciclabili e aumentare le pedonalizzazioni nelle nostre città e combattere l'inquinamento, le polveri sottili in maniera strutturata e non solo con i principi. E adesso parliamo invece di lotta alla mafia, perché quest'anno la manifestazione regionale in memoria delle vittime si svolgerà a Fano. Sarà la città della fortuna ad ospitare la manifestazione regionale dedicata alla giornata della memoria e dell'impegno. L'iniziativa, che è giunta alla 21ª edizione, si svolgerà il 20 e il 21 marzo in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Il sindaco Seri dunque continua il suo mandato all'insegna della trasparenza contro la corruzione e la criminalità organizzata, un impegno che ha assunto fin dal suo insediamento indossando il braccialetto bianco della legalità. Ma deve essere un'occasione non soltanto di memoria ma anche di impegno, perché altrimenti, se non c'è un impegno, non c'è una responsabilità, non si combattono le mafie e non si cambiano le situazioni. L'illegalità si contrasta con cominciare dai singoli comportamenti di ognuno di noi. A scegliere Fano come luogo di incontro per l'iniziativa regionale è stata Libera Marche, l'organizzazione che promuove l'iniziativa insieme all'associazione Avviso Pubblico con l'alto patronato del Presidente della Repubblica.
Fano perché si è distinta aderendo alla campagna Riparte il futuro per la lotta alla corruzione e per la trasparenza nella cosa pubblica. Per questa edizione sono stati organizzati seminari, proiezioni, momenti di condivisione che si terranno nella giornata di domenica 20, mentre il giorno successivo è in programma una marcia che partirà dal Pincio di Fano alle ore 9:30 e terminerà in piazza Amiani con la lettura dei nomi delle vittime delle mafie. Invitiamo tutte le cittadine e i cittadini fanesi a partecipare a entrambe le giornate, ma in particolare al corteo del 21, perché sarà un'occasione non solo per ricordare le vittime innocenti delle mafie e collegarsi tra l'altro con Don Ciotti durante la manifestazione che si svolgerà in contemporanea a Massina, ma sarà anche un'occasione di grande impegno civile e democratico di cui Fano quest'anno sarà protagonista. E l'Avis di Fano ha raggiunto un nuovo record con quasi 5.000 donazioni di sangue. L'ha annunciato il direttivo dell'associazione che questa mattina ha presentato il bilancio 2015. Il 2015 per la sezione Avis di Fano è stato l'anno dei record per numeri ed eventi. Iniziamo dai primi. Record di donazioni con 4.950 tra sangue e derivati e un consolidato di 2.500 soci e oltre 40 volontari che collaborano ai punti Avis e nelle iniziative esterne della sezione. I secondi, il più importante di tutti, il 65esimo anniversario che ricorreva quest'anno, che è stata l'occasione per fare il punto sulla strada percorsa da quando quei 20 lungimiranti fondatori pensarono di iniziare questa meravigliosa avventura. E poi gli oltre 40 eventi estivi ai quali Avis Fano ha partecipato e i progetti, da Vivi il lato sano dello sport ad Avis Scuola, per finire ai Donor Day, che sono delle vere e proprie calamite di donazioni. Presentato questa mattina nella sede della sezione fanese il bilancio dell'anno appena trascorso da un'orgogliosa Luciana Peroni. È un momento importante perché ha modo da modo tutta la città di rappresentare le attività che Avis porta avanti durante l'anno, in questo caso specifico essendo il terzo bilancio dell'anno 2015. È composto anche di molte rappresentazioni fotografiche perché, come sappiamo, la fotografia proprio dettaglia bene, rende visibile tutte queste attività. Ovviamente le attività che sono svolte sono frutto di un insieme di persone, di tanti volontari che operano sul territorio, e questa attività viene fatta per mantenere sempre vivo la necessità del sangue che si ha nella nostra città, che per questa grande promozione che noi facciamo è autosufficiente, anzi addirittura viene anche a volte dato attraverso i centri trasfusionali anche da altri presidi ospedalieri. Peraltro, cosa succede? Che essere donatore è un vantaggio anche per il donatore stesso, perché noi lo definiamo il cittadino più controllato a spese dello Stato, perché annualmente vengono fatti gli esami annuali gratuiti al centro trasfusionale, e quindi questo permette di fare uno stile di vita sano e quindi di porsi come un cittadino veramente attivo nella città. Andrea Vitali, che anno è stato questo passato per l'Avis? Si è caratterizzato con alcuni eventi molto importanti, fra cui quello dello sport, che ha riscosso tanti donatori e tanti sportivi con Giochi in Avis, lo sport ti dona, e anche con la donazione in rosa, ormai una particolarità di Avis Fano che ha portato dei numeri veramente molto belli, ma soprattutto una sensibilità spiccata. Quindi è stata una trasfusione di energia dei donatori a noi dirigenti e ovviamente a tutti i pazienti dell'ospedale che necessitano di questa cura. E con questa notizia di grande generosità da parte di tutti i fanesi chiudiamo qui il nostro telegiornale. Grazie per la vostra attenzione e buon proseguimento di serata.